Contropedale, l'appuntamento di Radio Canale 7 sul grande ciclismo. Conduce Roberto Sardelli. Contropedale, opinioni a confronto sul mondo del ciclismo professionistico. Amiche, amici, appassionati di grande ciclismo, il buongiorno vi giunge da Roberto Sardelli, dagli studi di Radio Canale 7. Benvenuti nel consueto appuntamento del sabato dedicato al grande ciclismo, la rubrica Contropedale che attraverso grandi interlocutori vi tiene aggiornati sulle analisi e commenti ai più importanti appuntamenti del calendario ciclistico. Ci brillano ancora gli occhi per la grande impresa di Alberto Bettiol di domenica scorsa al Giro delle Fiandre, che già stiamo vivendo, ci stiamo approssimando a vivere la vigilia di un'altra classica monumento che negli ultimi 40 anni ha regalato ai colori azzurri le fantastiche galoppate di Francesco Moser, Franco Ballerini e Andrea Tafi. Ecco allora che vi invito a pazientare ancora un attimo, che saremo in collegamento telefonico direttamente dal Pavé du Nord con uno che su queste pietre ha scritto pagine importanti. Prima però è giusto concedere uno spazio ai nostri partners commerciali, senza i quali non sarebbe possibile allestire tutta questa serie di iniziative editoriali. Lucarelli Piante, allestimento giardini, vendita piante ornamentali e da frutto. Lucarelli Piante è a Perignano in via Livornese Ovest 17. Realizza il tuo sogno verde. www.lucarellipiante.it. Premium Carrozzeria. Scegli il meglio per la tua auto. Un team di professionisti al tuo servizio per ogni evenienza. Premium Carrozzeria. La puntualità prima di tutto. Soccorso stradale 24 ore su 24. Auto di cortesia. Gestione sinistri. Premium Carrozzeria. È a Ospedaletto Pisa. Via Oliva Giovan Battista 14. Telefono 050 98 05 30. Da 50 anni Maltinti Lampadari arreda con stile tutti gli ambienti della vostra casa, interni ed esterni. I lampadari Maltinti sono prodotti artigianalmente, con materiali di altissima qualità e con una raffinata ed esclusiva attenzione ai dettagli e alle finiture. Inoltre, nel nostro showroom troverete un vasto assortimento dei migliori marchi classici, moderni, di tendenza, che soddisferanno ogni soluzione di arredo. Dove c'è luce, c'è Maltinti Lampadari. Dove c'è Maltinti Lampadari, c'è luce. Vero risparmio, qualità, stile. Venite a visitarci ad Empoli, in via Carraia 126. Fossetti Costruzioni, sinonimo di qualità ed efficienza. Al tuo fianco, dalla progettazione alla messa in opera. Ristrutturazioni e nuove costruzioni. Tempi rapidi di realizzazione e consegna. Chiedi un preventivo o la disponibilità di nuove costruzioni in vendita. www.fossetticostruzionisrl.com. Riprendiamo dallo studio velocemente perché dalla regia mi stanno segnalando che il nostro interlocutore è già in collegamento telefonico con noi. Ebbene, quando si parla di Parigi-Roubaix ci vengono a mente tanti campioni, ma soprattutto quelli a noi più vicini, quelli italiani, che hanno conquistato veramente questa pietra tanto ambita da tutto il gruppo, ma soprattutto da quei corridori che hanno quelle peculiarità a far bene. E allora non poteva mancare i nostri microfoni, ringraziamo per essere con noi Andrea Tafi. Buongiorno Andrea. Ciao Roberto, buongiorno a te. Un buongiorno che mi arriva dalle pietre del nord, se ho capito bene. Sì, oramai è già due giorni che sono qui e quindi siamo proprio in procinto a questa vigilia che è diciamo scalpitante, insieme ad un gruppo di amici che sono voluti venire insieme a me fortemente a questa gara, andiamo a festeggiare questi 20 anni. Andrea Tafi non si è dimenticato della Parigi-Roubaix, ma nemmeno la Parigi-Roubaix si è dimenticata di Andrea Tafi. Sì, diciamo proprio di sì, perché un'accoglienza incredibile, anche ieri tantissime persone che erano al velodromo, che aspettavano i corridori, che facevano la ricognizione, che come sapete il venerdì fanno tutti la ricognizione
alcuni anche il giovedì, però il venerdì soprattutto, quella un po' di rifinitura, quindi aspettavano un po' tutti i beniamini, e diciamo trovarmi lì proprio in quel monumento per me è un qualcosa di veramente unico, ecco, di abbracciare tantissimi amici che conoscevo, che conosco e che durante la mia carriera mi hanno sempre sostenuto, ecco, quindi un qualcosa di bello, dei bei ricordi, quindi si ricordano di me, perché la prima cosa quando sono arrivato ieri, ah, benvenuta, sì, e questa è già una bella presentazione. E domani a Compiègne, credo, è previsto qualcosa, una premiazione o qualcosa del genere proprio per te? Sì, sono stato contattato dal AESO, che è il, diciamo, la società che organizza la Parigi-Roubaix, il Giro delle Fiandre. Io ora sono diciamo al confine, che dormo qui, ho dormito qui in Belgio, e quindi mi viene in automatico da dire le Fiandre, però vuol dire il Tour de France. Quindi questa società che organizza, sono stato contattato e mi hanno detto che se la mattina potevo essere lì, perché mi volevano fare una piccola presentazione sul palco. Mi ha fatto tanto piacere e ho detto sicuramente sì, quindi domani mattina insieme a questo mio gruppettino di fedelissimi ci prepariamo per andare a vedere innanzitutto i corridori alla partenza, perché è bello anche vedere gli attimi prima di incominciare questa grande gara, di vederli tutti uno a uno e di insieme festeggiare questi miei 20 anni di Roubaix. Quindi poteva essere festeggiato diversamente, io con questa frattura alla mia clavicola purtroppo non lo festeggio come vorrei. Comunque va bene, ora quello che interessa più di tutti per me è guarire, cercare di guarire bene, perché è importante guarire bene, e dopodiché una volta guarito guarderemo quello che sarà il futuro. Ti devo confessare, Andrea, che se tu non ci fossi entrato personalmente non ci sarei entrato, perché al di là della nostra amicizia ormai consolidata è un qualcosa che veramente sento anche dalle tue dichiarazioni in giro, che purtroppo ti ha colpito nell'intimo il fatto di non aver potuto provare qualcosa che veramente può essere interpretato anche come un azzardo, ma che a te era palese che ti venisse dal profondo del cuore. Ma questo senza ombra di dubbio, questo è stato fin dal primo momento la mia diciamo dichiarazione è stata proprio quella. Sono un attimino diciamo amareggiato perché qualcuno o non voleva capire o non voleva interpretare nella maniera giusta questo mio messaggio che ho fatto, o non ha voluto interpretarlo, oppure pensava che fosse una diciamo ragazzata, una diciamo un qualcosa così tanto per fare o per dire. Io lo volevo fortemente e ripeto, mi dispiace tanto, perché ho fatto 5 mesi di preparazione, di grande preparazione, insieme tra l'altro vi posso dire insieme a Alberto Bettiol e insieme ad altri corridori e professionisti toscani che quando hanno saputo questa notizia sono stato inserito subito nella chat che loro hanno di allenamento e mi hanno voluto fortemente insieme a loro, dice no, quando vai a allenarti e vuoi allenarti insieme a noi sappi che noi ci siamo, e quindi ho avuto anche questo privilegio di potermi allenare insieme ad Alberto, insieme a Mori, a mio nipote, Nibalino, cioè tutti questi corridori della nostra zona, e fare veramente dei grandi allenamenti, lo stesso Visconti, ora non mi voglio scordare nessuno, ma tutti, ecco, dal primo all'ultimo. E quindi è andata così, io non mi sono mai fratturato assolutamente niente quando correvo in bici, una banale caduta. Per fare una gara, attenzione, sempre con un fine, cioè quello di poter fare ritmo e per poter fino all'ultimo sperare di poter partecipare alla Roubaix o con i professionisti o con un'altra iniziativa che sarei dovuto andare a diciamo dire da lì a pochi giorni. È successo questo e quindi tutto è svanito e non voglio nemmeno starmi a prolungare su questo. Comunque
La mia non era una provocazione verso nessuno, ma la mia era soltanto un semplice messaggio alle persone che anche a 40 anni e anche di più decidono di intraprendere questa, diciamo, passione per la bicicletta e le vogliono fare intensamente, perché pensano che veramente questa bicicletta possa tenerti in forma, far star bene e sentirti bene con te stesso. Quello che sto provando io è questo: sentirmi bene con me stesso, con il mio fisico e con i miei 52 anni abbastanza inoltrati, perché tra un mese ne ho 53. Sono veramente orgoglioso di aver fatto parte in questo mondo, che è un mondo bellissimo e che a me ha regalato moltissimo e ha dato moltissimo. Spero di aver lasciato e dato qualcosa anch'io a questo mondo, perché penso che sia così. Poi ognuno la può pensare come crede. Papola Costruzioni, edilizia di alta gamma dalla A alla Z, carpenteria, costruzioni civili e industriali, ristrutturazioni, finiture e noleggio attrezzature. Per consulenze gratuite e preventivi telefonare a 349 66 08 569. Papola Costruzioni, l'eccellenza a portata di mano. Bungee Inerti SAS. La tutela dell'ambiente è la nostra priorità. Recupero, riciclaggio e vendita inerti. Raccolta e recupero materiali edili. Bungee Inerti SAS. Al tuo fianco 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno. Trasporti conto terzi. Noleggio mezzi operativi con addetto specializzato. www.bungeeinerti.it. Un paio di magliette? Infradito e un pareo. Il posto giusto delle vacanze? Della mia bici! Taddei Store and Service è la passione della bici a 360 gradi. A Santa Croce sull'Arno, il rivenditore ufficiale Specialized più grande della Toscana. Crono, triathlon, ciclocross, gravel, marathon, cross country, trail, enduro e downhill. A ognuno la propria bici. Un posizionamento personalizzato. Accessori delle migliori marche. Dal casco alle scarpe. Taddei Store and Service. L'officina qualificata e attrezzata in grado di risolvere e consigliarti per rendere ottimali le tue performance. Seguici sui social e sui siti ciclitaddei.it e taddeimotocicli.it. Fattoria Pieve Assalti, il benessere a portata di mano. Vacanze da sogno nel cuore delle colline senesi. Gastronomia, fitness, maneggio e tanta bici tra le Crete e la Via Francigena. www.pieveassalti.it. Andrea, ti ho ascoltato in rispettoso silenzio. Traspare dalle tue parole proprio l'amore e la dedizione a questo sport, che praticamente è stato il fil rouge di tutta la tua vita. Però ti posso confessare, qualche anno più di te, non molti, ma qualcuno ce l'ha più di te, che mentre mi parlavi della chat, mentre mi parlavi degli attuali corridori professionisti, Sabatini, sbagliavo anche ecco, Sabatini, mi è rammentata tutta gente che è professionista attivo e che ha almeno 15-20 anni meno di te, no? E mentre mi parlavi questo, non so come, mi è cominciato a frullare nella testa una canzone che praticamente caratterizzò l'estate 1980 di Renato Zero. Questa canzone era intitolata Amico, e proprio il refrain diceva: sarà tornare ragazzi e crederci ancora un po'. Era un pochino la tua idea? Sicuramente sì, però veramente dietro a tutto questo c'era anche proprio un fatto medico-scientifico, proprio tutto, cioè io ho fatto tutti i test, ho rifatto proprio per vedere come il mio fisico dopo 20 anni dalla mia Ruby è cambiato, certo. Anche atleticamente, ecco, quindi oltre che fisicamente, anche visivamente, che c'entra? Però per capire veramente tutto e mettere tutto in, diciamo, in sequenza sarebbe stato veramente una cosa bellissima, e purtroppo non è andata come io pensavo, poi con questa frattura. Però io mi assumo qualsiasi responsabilità di quello che ho detto, di quello che mi sono prefisso di fare.
io rispetto qualsiasi, diciamo, opinione, rispetto un po' meno quelli che ci scherzano sopra. Questo no, perché io in questo sport non si scherza, lo sport è uno sport serio, e quindi io non ho mai preso niente per scherzo, ma l'ho sempre fatto con la massima professionalità e la massima serietà. Questo non me lo può negare nessuno. No, assolutamente. Quando hai deciso di provare a vincere la Roubaix, hai cercato un attacco a 40 km dall'arrivo, per cui insomma assolutamente... è il cuore che te lo dice, certo. Roberto, è il cuore che ti dice ok, questo è il tuo momento, certo. Io posso dire di aver fatto 12 Roubaix da professionisti e diciamo 4-5 da non professionista, e devo dire che tutte le volte che io accarezzo queste pietre il cuore mi si apre, perché è la mia corsa, è quello che io ho provo per questa corsa, è un qualcosa di grande, di unico. Non per questo voglio togliere alle altre mie vittorie, perché sarei un ipocrita a scordarmi di un Giro delle Fiandre o di un Lombardia. Assolutamente. O di una Parigi Tour. Per esempio, il mio feeling per la Milano Sanremo non è mai stato al top, e quindi no, io ho fatto 15 Sanremi, sono uno dei pochi che ha fatto tante Sanremo così, però non sono mai arrivato a un risultato che magari in quella cosa lì mi si vorrebbe anche a dire, che non è una cosa durissima, però non lo so, forse era proprio una questione mentale, ecco, che non sono mai riuscito a dare il meglio di me stesso, ecco, e quindi niente, per questa gara qui io, quando mi dice a 40 km potevano essere anche 60, in quel momento lì il mio cuore ha detto quello, certo. E ho fatto quello che il mio istinto mi ha detto, un po' da folle, no? Però questa follia che ti si apre davanti a te un mondo, e tu vedi tutte le volte che tu entri in questi pezzi di pavè che la gente quasi ti spinge, perché vede l'atleta su queste pietre che magari fa tanta fatica, e questo loro sostegno ti danno un morale incredibile, e allora spingi sul pedale più che puoi. Andrea, io credo però con lo stesso cuore che ci metti quando parli di ciclismo e quando parli di Roubaix, io credo che, così come è capitato domenica ad Alessandro Ballan, forse anche tu saresti il primo a essere felice se questo incantesimo che dura da molti anni potesse essere interrotto a favore di un corridore italiano, cioè se finalmente la parentesi, l'ultimo è stato Andrea Tafi, si potesse chiudere per dare spazio proprio ai giovani che avanzano. Non è che ce ne sono troppi all'orizzonte, almeno tra i corridori italiani. Ma questo penso che sia una cosa normalissima. Io mi auguro che veramente un italiano possa al più presto scalzarmi da questo podio, che è un podio diciamo simbolico così, però non è che sia producente per i nostri colori, no? Come gli italiani. Quindi se un giovane talento, un altro italiano arrivasse a questo traguardo, io sarei ben felice di poter cedere questa mia permanenza, lunga permanenza, che un italiano non vince la Parigi-Roubaix. Speriamo e spero che domani i nostri colori possano andare benissimo. Ci sono Moscon, c'è Trentin, c'è un giovane Ganna che scalpita, c'è Banderini, ci sono tantissimi corridori giovani che possono veramente fare molto bene su questo tipo di dati. Mi dispiace non vederci Alberto Bettiol, perché con la condizione che ha lui in questo momento magari poteva essere fra i grandi protagonisti. E perché no, magari vincere. La domanda però... scusami, ma mi ci ha invitato un pochino te. Ha fatto un grande numero Alberto domenica scorsa, ma non credi che rispetto al passista Andrea Tafi, poi mi viene a mente Franco Ballerini o anche Dario Pieri, Bettiol non abbia più le caratteristiche magari un po' da argentino, da Michele Bartoli, per cui dopo il Fiandre potrebbe tentare anche le Ardenne, mentre voi eravate corridori specializzati soprattutto sulle gare del nord, sulle pietre, sui muri, o sbaglio? No, io mi trovo d'accordo con te su questo tipo
di sua tua opinione, perché Alberto si districa molto bene anche sugli strappi, quindi le Ardenne possono essere veramente un altro grande trampolino di lancio per lui. Quindi lui, con la sua determinazione, con la sua voglia e la sua grinta che in questo momento ha, deve sfruttare questo grande momento e dimostrare alle persone che la sua vittoria al Fiandre non è venuta per caso, ma è venuta con tantissimi sacrifici, con tantissima dedizione a questo tipo di gare, e quindi consolidare quello che è le sue caratteristiche. Ho avuto con questa settimana tantissimi giornalisti che mi hanno chiamato: ma che ne pensi, ma qui la sua prima, bene, ho detto, per Betteol è la sua prima e gli auguro che sia la prima di una delle lunghe in questa carriera, perché Betteol non è che si scopre ora, lo scopriamo ora, io lo sapevo già quando era juniores che era un corridore che aveva tantissime potenzialità, e quindi voi che magari lo scorso anno ha avuto anche dei problemi fisici con la caduta che gli ha compromesso gran parte della sua stagione, però quello che mi fa riflettere molto, e che deve far riflettere molto anche quelli che sono in seno al ciclismo, perché Alberto Betteol dopo la BMC è stato ripreso nuovamente nella squadra che lui aveva lasciato l'anno prima? Perché quelli che l'aveva lasciato, magari lui è stato coccolato moltissimo da questo progetto BMC e ha preso questa, come si dice, palla al balzo per andare da loro, però poi dopo, mancando la BMC e loro non avendo visto i risultati, si è sentito un po' isolato e subito la Cannondale è arrivata. Questo mi fa capire che loro hanno sempre creduto in questo ragazzo, e quindi tanto di cappello a tutto l'organico dell'Education First, perché ha ricreduto e ha rivalorizzato questo ragazzo che, tra parentesi, ha solo 26 anni. Tra parentesi. 25 le ha compiuto a ottobre, per cui ne avrà 26 appunto, 25, a ottobre. 25, ecco, 25, ecco, diciamo così. Certo. Quindi ha veramente grandissima, tanta strada davanti a lui, ora si deve solo concentrare, solo esclusivamente a quello che naturalmente saranno le sue responsabilità, perché da ora in avanti diventa anche più difficile, no? Però con le sue caratteristiche, la sua voglia e la sua grinta che ha dimostrato di avere non soltanto nel Fiandre, perché l'ho visto molto bene anche alla Tirreno Adriatico, l'ho visto bene alle gare prima di arrivare al Fiandre qui in Belgio, quindi deve continuare su questa falsariga, e sono convinto che da qui in avanti non sarà più una sorpresa, ma sarà una conferma. Sì, sicuramente anche come autostima raddoppierà e triplicherà, perché ovviamente tu hai parlato della Tirreno Adriatico, a molti viene in mente la tappa di Pomare, anche se è arrivato secondo nella cronometro, quindi può essere un corridore anche per brevi gare a tappe, no? Veramente le potenzialità ci sono tutte, ci sono davvero tutte, Andrea. Ma tu hai avuto modo di sentirlo da domenica ad oggi, Alberto? Sì. Ecco. Ecco, l'ho sentito proprio ieri. È stato bello, perché innanzitutto io gli avevo lasciato soltanto un messaggio, un piccolo messaggio di complimenti, e lui giustamente mi ha detto: Andrea, scusami, non devi scusarti di niente, se ti chiamo solo adesso, grazie. Dico, no, io ringrazio te, ma non è che ti ringrazio io, ti ringrazio un'Italia intera che domenica ha tifato fortemente per te e ha esultato insieme a te quando ha alzato le braccia in quel Diodenate. Tutto il resto non importa che tu mi dica niente. Sono onorato, gli ho detto tra l'altro, che avevi lo stesso numero che Andrea Tafi ha vinto nel 2002 il suo Giro delle Fiandre, cioè il 77. Questo l'hanno fatto notare in molti, insomma, chi crede un po' nella cabala, chi crede nei numeri. Per me è stata l'ultima mia vittoria da professionista e per lui è stata la prima. Porca, ci sono tante coincidenze che rendono una cosa bellissima, dai. Davvero.
Andrea, ti devo lasciare perché assolutamente a fare perlomeno un girettino questo pomeriggio, me lo voglio fare assolutamente, riesco a fare. Togliamo il disturbo e veramente ti ringraziamo, piccolino, ma senza pavè ma perlomeno provo, ecco, voglio riprovare dopo quasi un mese a fare un pezzettino di strada senza rischiare niente, assolutamente niente, perché ho sempre il tutore. Però la forza e la voglia di perlomeno ricalpestare un pochino le strade del mio Belgio e della mia Francia è troppo forte, quindi no. Scusami, ma voglio fare... No, assolutamente, ringraziamo all'infinito, Andrea Tafi. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi e naturalmente alla prossima. Io sono, come tu sai, compatibilmente con gli impegni, cerco di rendermi disponibile per poter raccontare un qualcosa di bello a tutti. Voglio cogliere l'occasione anche per ricordare ai grandissimi appassionati di bicicletta che dalle nostre zone il 12 e il 13 maggio avremo un grandissimo evento, e questo evento deve essere un qualcosa, un fiore all'occhiello che dobbiamo portarci sempre dietro. Abbiamo la tappa del Giro d'Italia a Fucecchio, l'arrivo e la partenza a Vinci. Questi due giorni deve essere per noi tutti un qualcosa di bello per ricordare anche i numerosi, diciamo, toscani che ci hanno lasciato, addirittura diciamo Bartali, Martini, ma con un cuore grande, permettetemelo, a Franco Ballerini, che naturalmente ci manca moltissimo. Non smentisci mai la tua sensibilità, ma ce lo verrai a raccontare magari negli studi televisivi. Grazie Andrea. Appena promesso, appena ci sarà una piccola opportunità, sarà fatto. Un abbraccio, un saluto a tutti e naturalmente buona Rubè. Grazie, anche a te buona passeggiata. Grazie Andrea. Ciao. I servizi antincendio, gli estintori, gli idranti, le uscite di sicurezza, tutto deve essere a norma, regolarmente controllato, certificato. E qui interviene RF Antincendio, personale specializzato, interventi sul posto, certificazioni e adeguamenti alle normative vigenti. Tutto fatto e fatto bene, risparmiando il vostro tempo e il vostro denaro. RF Antincendio, e non ci pensate più. Spizzettando, l'impasto giusto del sapore tradizionale con gli ingredienti di alta qualità. Spizzettando, l'eccellenza della pizza dal cuore della Toscana fino al mare. Vieni a provare le pizze speciali nei nostri 7 punti vendita: Carmignano, Poggio a Caiano, Seano, Agliana, Tavola, Empoli e Viareggio. www.spizzettando.it. A questo punto mi rivolgo come consueto ai grandi appassionati di ciclismo, non ci resta che metterci in meditazione e attendere domani le ore 11 quando la classica del pavé, la Parigi-Roubaix, si offrirà da un punto di vista televisivo per farci vivere un'altra domenica di grandi emozioni. Noi come consueto, in attesa di stabilire quello che sarà e come potrà variare il nostro palinsesto in occasione del prossimo Giro d'Italia, non ci resta che dare appuntamento a sabato prossimo, tutti sintonizzati su Contropedale, sempre alle ore 13.30, sempre su Radio Canale 7. Ciao a tutti.
Contropedale, l'appuntamento di Radio Canale 7 sul grande ciclismo. Conduce Roberto Sardelli. Contropedale, opinioni a confronto sul mondo del ciclismo professionistico.